Benvenuti alla seconda puntata di Una finestra sul mondo. Grazie davvero per averci seguito così in tanti la scorsa settimana, ma oggi nuova settimana, è nuova puntata e nuovo tema. Oggi parleremo di ristoranti. Quanto ci è mancato andare al ristorante, no? In tutti i mesi di chiusura, di quarantena, era impossibile andare ai ristoranti perché erano chiusi. Adesso finalmente si può. Però dobbiamo dire questa cosa, che due italiani su tre purtroppo vanno meno al ristorante rispetto al periodo precedente al Covid. Pensate che prima della pandemia gli italiani andavano al ristorante almeno 6 volte al mese, e oggi le cose sono ben cambiate. Come ci dice, abbiamo preso dei dati da un sondaggio di Izzi in collaborazione con Comin and Partners. E questi dati ci dicono che si va meno al ristorante sostanzialmente per paura del contagio, per le difficoltà economiche che pesano a causa della pandemia, e poi per le varie restrizioni che ci sono proprio all'interno del ristorante, che abbiamo dovuto un po' imparare tutti, no? Quindi si può stare al tavolo solamente in 6 persone e tutte queste cose qua. Un altro dato importante è che prima del Covid, pensate, il 40% delle persone andavano al ristorante con gli amici o con i colleghi. Anche questo è cambiato. Oggi si preferisce andare al ristorante o da soli o con la propria famiglia, quindi con delle persone che conosciamo bene e che, insomma, si ha meno paura del contagio, no? Se si conosce maggiormente una persona. Adesso un'altra cosa che ha avuto tantissimo successo in questo periodo è stato il food delivery, cioè il servizio del cibo a domicilio. Infatti i ristoranti erano chiusi, quindi la maggior parte si sono organizzate appunto per portarti il cibo a casa, e hanno avuto un grandissimo successo. Pensate che il 38% degli italiani ne ha usufruito in periodo di pandemia. In tutto questo però ovviamente dobbiamo fare riferimento ai ristoratori, sono loro quelli che hanno sofferto di più. Pensate già soltanto prendendo il periodo da novembre a maggio, sono stati chiusi praticamente. Prima si poteva andare a cena fino a una certa ora, poi non si poteva più andare a cena, solo a pranzo, poi era solo consentito l'asporto, poi quando per fortuna l'Italia è tornata a essere in zona gialla potevano rimanere aperti ma solo all'esterno, quindi si sono dovuti organizzare con strutture adibite appunto per ospitare le persone che andavano a consumare i pasti. Quindi insomma hanno vissuto davvero un periodo drammatico. Certamente hanno ricevuto dei sostegni da parte del governo, però purtroppo non sono mai troppi, e quindi insomma le bollette ci sono sempre, le varie spese, quindi è stato un periodo molto molto difficile. Prima faccio riferimento appunto al fatto che al chiuso si possa stare allo stesso tavolo solo in 6 persone. Bene, noi abbiamo fatto questa domanda ad alcune persone che abbiamo incontrato al mercato di Cornier, questa e altre domande ovviamente, vediamo un po' se sono d'accordo o meno. Bene, adesso do la linea al nostro caro inviato Gabriele Brida, che si trova sotto il sole a Cornier e cerca di intervistare qualcuno. Guardate. Nell'ultimo mese è andato almeno una volta al ristorante? Sì. Assolutamente sì. Sì? Sì. Non ha mai avuto paura del contagio? No, perché era all'aperto. No, perché comunque erano tutti a norma di sicurezza dove sono andate, poi chiedevo il posto al di fuori del ristorante. No, col fatto che era all'aperto ero più tranquillo. No, perché già ho avuto il Covid. Ha mai usufruito del servizio del cibo a domicilio? No. Ogni tanto sì. No. Al ristorante di solito ci va con amici o familiari? Ultimamente sono andato con mia moglie. Solitamente per lavoro. Io ho fatto il Giro d'Italia e al Giro d'Italia siamo quasi sempre andati a mangiare fuori. Con la fidanzata di solito. Anche amici. Cosa ne pensa del fatto che al chiuso allo stesso tavolo si possa stare solo in 6 persone? Non decido io, secondo me sì. Perché se sei tra più persone poi alla fine che non conosci può esserci il contagio. Solo 6 persone sullo stesso tavolo, ma secondo me cambia relativamente poco, perché comunque se sei un gruppo di più persone all'interno dello stesso locale, se sei in 6 o in 8 e il locale è chiuso e ci sono tante persone, cambia relativamente poco a parer mio. Dello stesso nucleo sì. Eh sì, perché già
Non mica siamo usciti da Covid, dobbiamo proteggere ancora. Un messaggio per tutti i ristoratori in difficoltà. In difficoltà ci siamo stati anche noi con la cassa integrazione, quindi come sono stati loro in difficoltà siamo stati anche noi. Non è che cambia più di tanto, Quindi come ci siamo rimboccati le maniche noi, possono farlo anche loro. Mi auguro che qualcuno li aiuta, no? Non lo so. Tenete duro, passerà tutto. Vi sono vicine, bisogna tenere duro e in bocca al lupo a tutti. Allora, abbiamo sentito un po' queste interviste che abbiamo fatto al mercato di Cornier e abbiamo capito che allora tutti sono andati al ristorante, e questa è già una gran cosa, e la maggior parte non ha paura del contagio, perché comunque nei ristoranti vengono rispettate, per fortuna, tutte le regole anti-Covid. Molti preferiscono andare al ristorante all'aperto, quindi anche lì c'è meno possibilità di contagiarsi, e quindi insomma questi sono dati che fanno ben sperare. La maggior parte delle persone va con la propria famiglia, ok? Quindi preferisce andare appunto con delle persone che conosce bene rispetto magari a degli amici o colleghi. E una cosa però che non è come i dati che vi avevamo detto prima è che solamente una persona ha usufruito del servizio del cibo a domicilio. Questo perché insomma magari qui da noi questo servizio non è ancora così sviluppato, quindi magari i ristoratori possono, no, cercare di sviluppare meglio questo servizio e renderlo disponibile a tutti. E poi abbiamo dei pareri discordanti sul fatto che si possa stare allo stesso tavolo solo in 6 persone, quindi alcuni sono d'accordo, altri no, ma insomma è una bella domanda e non c'è una sola risposta, quindi c'è ancora, insomma, vedremo cosa succederà prossimamente. Ebbene, questo è quanto, vi ringrazio per averci seguito, noi ci vediamo ovviamente la prossima settimana, il prossimo giovedì, con una nuova puntata e un nuovo tema. Ciao!